Buongiorno. Devo dire che oggi è andato via Alfio, un po' dietro le cose. No, ho una cioè facciamo una roba con lui. Sì, sì, è stata a guardare. Bene. Perché non, insomma, abbiamo messo le ciabatte apposta. Senti, che cosa fa... cosa facciamo? Allora, oggi facciamo una cosa che mi piace tantissimo, che dedichiamo a tutti i bambini e a tutti gli italiani. Il pane al cioccolato, cioè facciamo dei panini con le gocce di cioccolato, ma quindi senza uova, senza burro nell'impasto, è un impasto comunque morbido, un impasto di pane con il latte, ma dove mettiamo le gocce di cioccolato? Facile e bello da fare a casa. Assolutamente. Cosa serve? Gli ingredienti? Mezzo chilo di farina tipo zero, 10 grammi di lievito di birra fresco, 20 grammi, io ho usato il miele d'arancio che mi piace moltissimo, che col cioccolato dà un buonissimo profumo, 310 grammi di latte intero o parzialmente scremato, 10 grammi di sale, 40 grammi di olio extravergine di oliva e poi 200 grammi di gocce di cioccolato. Ma te non hai freddo con la camicia? Un po' freddo, ma diciamo che ci scaldiamo vicino al forno. È vero, accendiamo tutti i forni, tutti i fuochi. Va bene, a dopo. Zia Cri... Ma che fastidio, io non riesco a stare con le mano al microfono perché faccio fatica. Però vabbè dai, adesso ormai siamo quasi alla fine. Io ti faccio i panini con le gocce di cioccolato. Dai, fammi i panini con le gocce di cioccolato, che meraviglia. Uno me lo devi dare, lo sai. Certo che sì. Per allora, chi lo sai. 500 grammi di farina tipo zero. Poi prendiamo 10 grammi di lievito di birra fresco, li spezzettiamo dentro e poi gli mettiamo 20 grammi di miele d'arancio insieme nello stesso momento del lievito, perché in questo caso il lievito ghiotto di zuccheri inizia a lavorare e a iniziare. Dopodiché iniziamo a mettere il latte. Lo mettiamo quasi tutto, avanzandone sempre una piccolissima parte di liquido che poi metteremo alla fine con il nostro sale. Allora, questo impasto è un impasto con una quantità di grassi abbastanza importante. Dino, mi ha messo due microfoni come i francesi. Perfetto. I francesi hanno un microfono a destra e un microfono a sinistra, sempre. Two is make one. Sì, sai perché? Perché loro hanno sempre queste tavolate, quindi parlando a destra e a sinistra hanno sempre due microfoni. Allora, Anch'io oggi. Adesso sì, esatto, così non ci sbagliamo più. Ti stavo spiegando... Così le mani sono libere. Esatto. Libere, in cucina non essere libere. Ti stavo spiegando il discorso del lievito. Una delle domande che mi fanno maggiormente sono: se uso lievito di birra, la ricetta prevede lievito di birra, posso usare lievito madre? Allora, in questo caso mettiamo 10 grammi di lievito di birra. Se per caso volessimo mettere lievito madre, sì, lo possiamo mettere. Quanto ne mettiamo? Ne mettiamo 150 grammi, però 5 grammi di lievito di birra comunque li mettiamo. Perché ti stavo spiegando che in questo impasto, essendoci il latte e soprattutto l'olio, che sono 40 grammi su mezzo di chilo di farina, è una quantità abbastanza importante. Che cosa succede? I grassi, oltre che a lubrificare la maglia glutinica, creano una pressione osmotica sulla cellula del lievito. Cosa succede? Che la ricoprono e la soffocano un po'. Infatti, quando facciamo gli impasti dolci e soprattutto grassi, è molto importante mettere un po' più di lievito, perché il lievito, diciamo, è un po' più, respira un po' di meno e quindi riesce a lievitare più lentamente. Quindi abbiamo bisogno di una quantità leggermente più alta. Quindi o 10 grammi di lievito di birra oppure 150 grammi di lievito madre con l'aggiunta di 5 grammi comunque di lievito fresco. Prima parlavamo di lievitazione e quindi anche con Angela. E non è facile, ecco, questa è una cosa che va imparata bene. Ecco, sono tutti piccoli segreti che ci aiutano poi a non sbagliare, perché certe volte ci chiediamo come mai un impasto magari non lievita come vogliamo e magari abbiamo inserito dei grassi e il lievito, la quantità di lievito è molto importante. Grassi che vanno aggiunti in questo momento sempre alla fine. Quindi lievito lontano dal sale e i grassi lontani da tutto, ok? Quindi l'ultima cosa sono i grassi, capito? Sì, perfetto. L'ultima cosa sono i grassi. In questo caso, se volessimo mettere anche il burro, stesso discorso, sempre alla fine, perché i grassi devono essere inseriti nel nostro impasto quando il reticolo glutinico, quindi quando questo reticolo del glutine è già formato, quindi quando il nostro impasto è già, diciamo, diventato omogeneo. Vado leggermente con le mani per far assorbire meglio l'olio e poi il momento più bello è quello della fine dell'impasto, dove andiamo ad inserire le gocce di cioccolato. Gocce di cioccolato che sono 200 grammi, quindi sono molte. Naturalmente dipende noi quanto vogliamo metterne, però... Noi vogliamo metterne, esatto. Perché se no, se facciamo il pane con...
con le gocce di cioccolato, è chiaro che vogliamo sentirle, no? Allora, più di questa quantità è meglio non andare. No, anche perché dopo sennò diventa... Non riusciamo più a farlo lievitare. Esatto. Quindi questo è un 40%. Ecco, questo è importante che tu lo dica, sì. Il 40%, perché magari uno mette dentro tutto, poi il pane non lievita più. Esatto, perché... ci viene poi molto fitto e diventerà molto difficile la fase di cottura. Quindi ne possiamo mettere dal 20% minimo, quindi 100 grammi su mezzo chilo. Da 100 a 200. Bravissima, okay. A seconda di quanto siamo golosi. Noi naturalmente siamo molto golosi e quindi lo facciamo. Noi esageriamo, no? Già che si può, eccetera. Ok. Senti, un altro pane che mi piacerebbe, magari lo faremo un'altra volta, a proposito di cioccolato, è il pain au chocolat. Tipico francese, no? Che un po' è tipo una baguettina con dentro il pazzesco, cioccolato. Sì, pazzesco. Naturalmente quello è un impasto sfogliato, quindi a casa non è così facile farlo, però sicuramente possiamo fare una versione, ad esempio, di cornetto, croissant. Di cornetto, di croissant. Sempre fatto con un impasto semplice. Croissant. E anche pane cioccolato. Dai, te lo faccio, Antonella. Ti farò un cornetto, magari di pane. Con il cioccolato. Ma sì, io credo che piaccia tantissimo anche al pubblico a Ed casa. Ed è anche molto divertente. Così vediamo una tecnica divertente. Particolare. Bene, io il mio impasto praticamente è terminato. Che cosa dobbiamo fare a questo punto? Questo dobbiamo coprirlo con una pellicola trasparente e farlo lievitare fino a quasi raddoppio. Eccolo qua, io ce l'ho qua. Il tempo di solito dipende naturalmente dalla tipologia di farina, dalla temperatura che abbiamo a casa e dalla quantità appunto di lievito che mettiamo, ma solitamente ci vuole almeno un'oretta. Allora, adesso ci prepariamo per le forme. Pochissima farina sul banco. Quindi un'oretta, non è tantissimo. Sì, 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 con queste dosi di lievito, diciamo che... naturalmente, se vogliamo allungare la lievitazione, possiamo anche mettere meno lievito. Ci sono dei come in questo caso, dei pani, diciamamolo, perché tutti dicono, no, mettiamo sempre meno lievito, ma ci sono dei casi in cui il lievito ci vuole. Bravissima, soprattutto sugli impasti dolci. Esatto. Il lievito è molto importante che ci sia. Allora, facciamo 6 forme. Sono panini da circa 120, 100, 120 grammi e andiamo, la farina non deve essere tanta in questo tempo, in questo momento, andiamo a piegarli su se stessi, ok? In questa maniera, li pieghiamo e poi ci aiutiamo per tirare la pasta in questa maniera. Che manualità, bisogna nascere così, eh? No, una questione di costanza e allenamento, assolutamente. Possiamo tutti fare come gli sportivi, un pane meraviglioso, bravissima. I segreti pratica, non esistono. Pratica. Sono tutti... Eccoci qua, facciamo le nostre 6 palline. Esistono i segreti. Diciamo così, i segreti esistono per essere svelati, soprattutto nella panificazione o nella pasticceria o nel mondo della pizza. Io sto facendo una piegatura semplice per far vedere bene a casa come si fa. Naturalmente si può anche pirlare l'impasto in questa maniera. Però così riusciamo a vedere proprio tutti i passaggi e riusciamo a metterli bene. Teglia. Devono lievitare ancora? Assolutamente sì, adesso ti faccio vedere i 2 passaggi. Sulla teglia spolveriamo con un po' di farina, possiamo metterne 6 per teglia, in questa maniera. Importante in questo momento ungerli con un po' di olio. Perché? Perché innanzitutto non ci fanno la crosta e poi dobbiamo farli lievitare mettendo... E poi ci fanno anche un po' di colore durante la cottura, tanto l'olio è presente già nel nostro impasto. Li copriamo con pellicola trasparente, guarda, io l'ho fatto già vedere, e li facciamo raddoppiare. Vedi che mettendo l'olio la pellicola non si attacca. Questo è anche un altro problema che succede spesso a casa, dove ci si attacca o non si copre e non usiamo il panno. Il canovaccio, sennò si attaccherebbe. Ma poi comunque l'aria passa. È molto importante in questo momento che ci sia diciamo la pellicola, perché vedi che sono proprio perfetto. E poi li mettiamo adesso, a questo punto possiamo infornarli. Esatto, li possiamo infornare, forno statico a 240 gradi per circa 15 minuti, ok? Li inforniamo e vediamo come vengono. E vediamo questo i nostri... poi è buono così. Allora, se vogliamo esagerare, ci possiamo mettere ancora del cioccolato dentro. Però questo è proprio da sbocconcellare un così. Un comfort food pazzesco. E poi è facilissimo. E la particolarità è che fondamentalmente è un impasto che ricorda il pane, ma con il cioccolato. Guarda che bello. Ma dentro. Guarda, guarda, che meraviglia. Che dire, guarda. Gocce di cioccolato, prendiamo quelle da cottura. Così rimangono belle... Si sciolgono. Esatto. No, rimangono un po'. E non asciugano. Non fa finta di niente.
No, Alfred non può, vero? Prima parlavate dei grassi, comunque vi ho sentito. Dei grassi, non dei grassi come te, dei grassi... Non è che c'è qualche agevolazione per i grassi, no? Comunque Alfio non è grasso, al massimo, come diceva Mike Buongiorno, è giusto. Lorenzo, ti sposo. Al massimo. Ti vuol troppo bene. Lorenzo, guarda, assaggia. Assaggia tu che sei un cultore, che sei un cultore.